Bene, oggi torniamo a parlare di skate italiano e lo facciamo con un nome molto conosciuto, che è quello di Fabio Di Molfetta. Non solo ha gentilmente risposto alle domande che gli ho fatto per questa intervista, ma mi ha anche fornito del materiale video che vi mostrerò fra poco, del materiale video di alcune sue sessioni. Bene, senza dilungarmi troppo in questa introduzione, vi lascio a Fabio Di Molfetta in azione e soprattutto vi lascio alle sue parole. Come nasce la tua passione per lo skate? La mia passione per lo skate nasce a fine anni 80 con un viaggio fatto con i miei in California, a San Diego, e da lì anche tornato in Italia, poi non ho più smesso. Tu sei un ottimo skater, ma sei anche un ottimo surfista. Quanto è forte secondo te il connubio fra surf e skate? Tra lo skate e il surf c'è un connubio molto forte, effettivamente sono due sport molto simili. Ovviamente in situazioni e in ambienti diversi, però il surf è molto influenzato dallo skate, come trick, come manovre, sono molto molto simili. Quindi le cose si differenziano dal fatto che appunto il surf lo pratichi a più stretto contatto con la natura, quindi è uno sport un po' più beach life, New Gypsy, quindi grigliate in spiaggia, vivi il mare in modo più intenso e quindi impari a rispettare l'oceano e ad apprezzare la natura in modo un po' più approfondito. Lo skate invece ovviamente nasce come attività urbana e quindi nasce nelle piazze, nasce sugli scalini, handrail e quindi cemento. Questa è essenzialmente la differenza tra i due sport. Lo skate è un po' più core, un po' più punk, diciamo, come stile di vita. Vai in skate da tantissimo tempo. Quanto è cambiata secondo te la scena skate da quando hai iniziato a oggi? E soprattutto, quanto è cambiata la filosofia iniziale dello skate? La scena skate dagli anni 80-90 a oggi è cambiata notevolmente.
Prima era più un movimento culturale, era, lo skate era più vicino ai centri sociali, era più vicino al writing, alla breakdance o al punk o al metal. Era più una filosofia di vita, più che altro. Adesso, ovviamente, con l'avvento dello skate alle Olimpiadi e quindi l'interesse dei grossi gruppi nella scena skate, questo ovviamente ha fatto un po' perdere quella filosofia che animava, diciamo, gli skater e le company. E quindi oggi c'è un po' più di business, un po' più di politica, ovviamente con gli interessi maggiori era inevitabile, insomma, come cosa. Però questo è un discorso non generico, c'è gente che comunque è ancora motivata da quello spirito che ha fatto iniziare un po' tutto. Bene Fabio, l'ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti per il futuro? I miei progetti per il futuro sono quelli di continuare a fare ciò che mi fa star bene. Fare skate o surf con i vecchi amici o con gente nuova mi apre le porte a tante situazioni e opportunità. Io ringrazio e vivo giornalmente e ringrazio lo skate e surf per quello che mi hanno dato fino ad ora e che continueranno a darmi in futuro. Per chi inizia a fare skate, mi permetto di dare un consiglio. Bisogna essere determinati, bisogna concentrarsi su se stessi e su ciò che si è e che si vuole, focalizzare gli obiettivi e non perdere tempo. Stay true.